Si fa un gran parlare di questo affair che riguarda il principe Andrea, il terzogenito della regina Elisabetta, che ha chiuso la faccenda con le accuse, non andrà a processo e dovrà pagare circa 14 milioni di euro a questa ragazza. Non sì. a lei direttamente, perché sì. i soldi andranno a un fondo che è stato istituito per le ragazze abusate, quindi questi soldi serviranno a qualcosa. Certo che è una vergogna, ma non è di questo che parliamo, parliamo del fatto che la regina ancora una volta ci ha messo una pezza, e lo facciamo con il nostro inviato a Londra, Alessandro Locca. Buongiorno, buongiorno. Alessandro, benvenuto. Grazie. Buongiorno Sergio, buongiorno Anna. Insomma, la mamma ci ha messo, a Roma si dice così, una pezza a colori per aiutare il figlio che non avrebbe tutti questi soldi da pagare. Com'è andata? Sì, la mamma ha aperto il borsellino, ha tirato fuori questi 12 milioni di sterline, circa 16 milioni di euro, perché il principe Andrea, per quanto sia, anzi in realtà anche ex principe, perché la mamma gli ha tolto tutti i titoli, non ha una lira, ha semplicemente una pensione di 20.000 sterline da ex ufficiale della Marina, della Royal Navy, della Marina Britannica, però di fatto non ha mai maturato uno stipendio vero, se non giusto un sostentamento che arriva dall'azienda, mettiamola così, Royal Family, per tutti i members, compreso lui ovviamente, che è circa 300.000 sterline l'anno, quindi comunque cifre molto irrisorie. Cifre irrisorie per loro, per noi 300.000 euro l'anno ovviamente. Ma come l'ha presa l'opinione pubblica il fatto che la regina abbia pagato per silenziare, passatemi il termine, insomma, le malefatte del figlio? Allora, tutti i titoli di giornale, sia ieri che oggi, e ovviamente l'opinione pubblica, portano avanti un grandissimo punto interrogativo. Ok, sì, paga la regina, paga la famiglia reale, ma questi soldi arriveranno dalle tasche dei contribuenti? Ed è questo il dubbio che si stanno ponendo tutti, quindi c'è un po' di amaretta, ovviamente. Allora, da una parte si sa che paga la famiglia reale, quindi la regina, dall'altra però massimo riservo. Anche ieri nessun portavoce della Royal Family ha detto questi soldi effettivamente da dove arriveranno. Si sono fatte varie ipotesi, però ecco, giusto per sfatare qualsiasi dubbio, lo dicevamo bene prima, 12 milioni per noi sono tantissimi come idea, però ricordiamoci che la Royal Family, indicata firm all'inglese, quindi come azienda, è un termine che lo ha detto anche Harry e Meghan durante la celebre intervista con Oprah Winfrey, quindi comunque è appurato che loro sono un'azienda che matura income, che matura soldi durante l'anno, genera qualcosa come 28 miliardi di sterline tra proprietà, affitti, merchandising, quadri. 28, vabbè, certo, allora per loro questi 14 milioni sono una sciocchezza, cioè, è incredibile, insomma, una soluzione bizzarra. Se ne parlerà ancora e lo faremo con il nostro inviato a Londra, Alessandro Locca, che ringraziamo tantissimo. Un bacione, buon lavoro Alessandro. Ciao da Londra. Ciao, a presto.